ribadisco, non giustificando o valorizzando di certo l'editore di Torino Cronaca che vende un quotidiano a 50 centesimi, che sia chiaro, non è che io sia felice di trovare 100 persone che comprano un quotidiano da 50 centesimi, sarei ovviamente più felice se venissero 100 persone a prendermi un giornale che ne costa 3, però piuttosto che prendere un calcio nel sedere prendo anche quello, ribadisco, con la consapevolezza che questa gente non acquisterà mai la stampa, mi auguro che a settembre, visto che l'editore ha detto questo, possa esserci un'iniziativa da parte del sindacato, dire boh, tu ci hai detto questo, parliamo di numeri, vediamo, discutiamone, che cos'è l'online, chi aveva mai avuto i numeri dell'online, magari domani il sindacato potrà avere i numeri di quanti abbonamenti online. Io leggevo stamattina qualcuno che chiedeva a un altro editore, ci dai i numeri cortesemente di quello che tu vendi, cioè anche questo discorso. Io dico, non è che io posso dire a Tizio, dimmi tu che cosa guadagni, cosa fai, cosa non fai, però se tu mi chiami, ci sediamo da qualche parte, parliamone, io ti dico quanti punti vendita ho, tu mi dici che quantità di prodotto vendi. Benissimo, allora Rodolfo ha inserito ancora altri due post che appunto correttamente devo leggere, il mio discorso è più generale, dice Rodolfo, queste manovre servono solo agli editori per portare i nostri clienti nell'online, i nostri ma clienti. Questo l'ho detto io prima, siamo i loro database, è ovvio che c'è il rischio, c'è. No, ma infatti sì, ma questo è anche un discorso dell'informatizzazione, è questo, Fabio, l'informatizzazione com'è che funziona? L'informatizzazione funziona perché c'è l'omino che si chiama Lello che ogni giorno passa in vendita il giornale di Ciccio Paciccio, perché altrimenti l'editore o il distributore non avrebbe nessun dato, e queste sono cose ovvie, scusate se mi permetto di dire che sono ovvie. Certo che siamo un database, siamo chi veicola le cartoline all'interno delle riviste, purtroppo chi... sì, però ci sono differenze, scusa se ti interrompo, tra essere un database stupido come appunto quello delle cartoline e essere un database con qualche peso. Allora, ma contestualizziamo, contestualizziamo. Esatto, cioè. No, ma infatti, allora, perché qual è il discorso? E qui esprimo proprio la posizione della radio, che su questo si sta battendo, la redazione della radio si sta battendo da tempo. Il problema è non appiattirsi sul cartaceo, cioè fare in modo che l'edicola diventi nel territorio un soggetto, no, di database attivo, cioè con frequentatori dell'edicola che tornano in edicola non soltanto per il cartaceo ma per tutta una serie di motivi, no, legati al fatto che l'edicola sta al centro di flussi di comunicazione anche territoriali e quindi ha un suo protagonismo. È un discorso lungo, chiaramente io qui ne ho accennato soltanto i titoli, lo ripeto continuamente in ogni occasione, però mi sembra a me che poi la sfida sia quella da togliersi dalla strettoia, dall'angolo della carta stampata e trovare appunto un nuovo protagonista. Purtroppo sì. Ma soprattutto l'altro elemento è che dobbiamo farlo insieme, perché qui vale la rete, cioè certo. È inutile pensare che possa essere il singolo editorante o il gruppetto di edicolanti, no? Se ti ricordi mesi fa ti avevo fatto una similitudine, concedimi, avevo parlato qua di dietro di me c'è la Fiat, che era una struttura che reggeva fino a quando produceva, adesso è un ammasso di rottami, quindi se domani, oggi ci sono, fatemi dire numeri assurdi, 10.000 edicole e domani ce n'è 50, che rete di vendita è? Anche questa è un'ovvietà, però dobbiamo rimanere in piedi. Rimanere in piedi cosa vuol dire? Come fa, concedimi questo, l'editore che dice io vorrei proporre un tipo di abbonamento a voi, cortesemente riuscite a veicolarmi questa mia iniziativa? Tradotto vuol dire, ed è lecito, tradotto vuol dire mi puoi dare questa informativa a costo zero? Mi fai, trovo una similitudine di database, mi fai da postino a costo zero? Ribadisco, valutando il tuo ruolo, io ci tengo a te, spero. Pago quando tu riceverai l'abbonamento, pago quello che dici, però adesso mi veicoli questa informativa. E io ci sto, io personalmente come edicolante ci sto, ben venga, perché dobbiamo rimanere in piedi noi. Potevo anche sedermi a un tavolo io come edicolante e dire no, Ciccio, tu se vuoi che io ti veicoli questo mi devi dare 50 euro, se no chiudo la porta e vai da dove arrivi. Scusa lo sfogo. Certo, allora Giancarlo torna a sottolineare
a me, alla redazione, quindi se oggi le edicole sono vuote è perché chi è passato al digitale non torna in edicola. E Mauro Brighina, che appunto ho risottolineato, siamo alla follia. Va bene, allora ognuno chiudiamo. Ognuno è libero di interpretare ciò che vuole, ci mancherebbe altro, siamo in un paese libero. Siamo in un paese libero, il microfono della radio, lo voglio risottolineare, è aperto, certo, a tutti. Domani affronteremo un altro argomento, diciamo così, spinoso e difficile, che già oggi è stato oggetto di scontro e incontro, va, diciamola così, perché ci sono toni accesi, ma mi sembra di capire che forse si riesce ad uscire vivi anche dalla discussione. Sì, anche perché non c'è nessun accordo, cioè sottolineiamo questo, sì, non c'è nessun accordo, né a livello regionale, provinciale, comunale, di singolo quartiere, non c'è nessun accordo. L'editore unilateralmente ha comunicato questo ai sindacati, poteva fare, e qui non voglio giustificare nessuno, poteva fare quello che ha fatto da 2 anni, perché sottolineo, da 2 anni si vende questo prodotto online come tantissimi altri prodotti editoriali, quindi se io ribadisco, non sto giustificando nessuno, non do meriti a nessuno. Parlo, come hai detto te, hai esordito te dicendo stiamo nel merito, e questo è il merito, secondo me, certo, questo è quanto. Bene, allora grazie Lello di questo intervento, continueremo a parlarne domani perché poi andremo in ferie, ma comunque voglio dire, il fatto che siamo in ferie non vuol dire che non possiamo pubblicare comunque qualche podcast magari registrato, quindi la radio web permette anche questo e sarà sicuramente un tema, uno dei temi con i quali riapriremo a settembre. Grazie Lello e buone vacanze. Sì, allora, scusa, posso dire una cosa? Vai. Adesso è finito ufficialmente l'angolo della tortura su Radio Rete Nicole. Sì, buona c'era, giornata, c'era, un, c'era un, seg- una seconda, un secondo libro, La tortura, sì, come si applica.
I tugged and I pulled like you knew.